Salve a tutti e benvenuti sul canale Tessiland. Io sono Andrea e questa è la rubrica del come fare. Oggi parliamo di un attrezzo molto importante per chi ha voglia di creare nelle proprie case. Infatti parleremo delle pistole a caldo e delle loro colle. Andiamo a vederle nel dettaglio. Benissimo, vediamo quindi nel dettaglio le nostre due nuove pistole a caldo, per la colla a caldo. Come vedete abbiamo due misure, c'è una mini e c'è una maxi. Le differenze per l'utilizzo di queste due pistole è perché la mini può servire semplicemente per fare dei lavoretti un po' più piccoli, mentre la maxi serve sicuramente per fare dei lavori un po' più e laboriosi e lunghi, ma vogliamo vederle nel dettaglio una per uno. Per quanto riguarda la pistola della colla a caldo mini, come si presenta? Abbiamo, prendiamola dalla scatola. Allora, la pistola della colla a caldo mini ha come sempre un pulsante di accensione e spegnimento. All'interno troverete anche, eccolo qui, il reggi pistola, perché questo serve nel momento in cui voi la andate a posare sul tavolo per non far toccare la punta. Come potenza, questa è una di quelle pistole che è molto molto potente, ha bisogno solo di 2-3 minuti per poter riscaldare la colla e poi poterci lavorare. Il cavetto è molto lungo, che misura 1,5 metri, 1,5 metri di cavetto, quindi è molto facile anche da poter attaccare la spina e poi lavorare, e contiene le colle da 7 mm. È una plastica molto rigida e ha soprattutto un buono scatto. Ma vediamo adesso la pistola della colla a caldo maxi. Questa pistola di colla a caldo ha una particolarità in più, la vediamo bene. Ha sempre come cavo un cavo da 1,5, dimensioni molto più grandi. All'interno già troverete il gancetto per poter appoggiarla sul tavolo e ha il beccuccio ottonato. Questo fa sì che nel momento in cui c'è la fuoriuscita della colla, questa parte sia riscaldata talmente bene che hai la possibilità di poter lavorare in continuo, ed è una cosa molto importante. Io le utilizzo molto molto spesso, le colle a caldo, le pistole delle colle a caldo, e quindi ci sono delle cose un po' particolari che forse a volte sarebbe meglio vedere. Inoltre c'è un beccuccio che sono da 3 mm, quindi la fuoriuscita della colla è importante, e questo fa sì che noi non dobbiamo schiacciare sempre del tutto il nostro pulsante, ma possiamo schiacciarlo poco a poco in modo da far sì che la colla esca in modo omogeneo. Un'altra cosa importante: questa pistola di colla a caldo invece contiene le cartucce da 11 mm, vanno utilizzate quelle da 11 mm. Ha anche un'altra particolarità questa pistola, che è certificato Quick Change 3.0. Che cosa vuol dire? Che l'utilizzo della corrente per poter riscaldare l'elemento interno è minore, quindi abbiamo anche un risparmio proprio per la corrente. In questi momenti è molto importante guardare anche quello, per l'utilizzo di questa pistola. Vi è il LED di accensione, in modo che possiamo capire quando la pistola è accesa oppure spenta. E oltre a vedere questo, adesso dobbiamo vedere anche un'altra cosa: le particolarità delle cartucce delle colle a caldo. E abbiamo sul sito Tessiland inserito queste tre tipologie. Come vedete, hanno tutti dei colori differenti. Questa è la tipologia da 7 mm, quindi va sicuramente sulla pistola di colla a caldo mini, ed ha un colore ambrato. Questo colore ambrato io ve lo consiglio soprattutto per prodotti che sono interni, dove non viene molto visionato, o su degli articoli che hanno una particolarità di colore che vada più sui
giallognoli, diciamo così, quindi beige, marroni, quando dovete incollare qualche cosettina. Questa è da 7,2 ed ha una lunghezza di 250 mm, mentre poi vi è lo stick corto. Come vedete, questo, spero che così si possa vedere, è una colla differente da questa. Come vedete, questa è trasparente ed è ambrata, mentre questa è una colla molto più opaca. Questo fa sì che all'interno vi è un elemento migliore per l'incollaggio, quindi state attenti anche a questo quando dovete acquistare le cartucce. Questa invece è sempre da 7 mm di diametro, ma 100 di lunghezza, ed è perfetta per la pistola della colla mini, come in questo caso, eccolo qua. Mentre poi abbiamo un altro elemento, eccolo qua, come vedete questo è bianco e un po' trasparente rispetto a quell'altro, ed è questa, è quella da 11 di diametro e di lunghezza 300 mm. Quindi anche questa è una colla siliconata che va più sul colore bianco, e questa è perfetta per la nostra pistola Maxi, che inserendola qui all'interno avrete sicuramente tanta tanta ricarica. E come ben abbiamo visto, spero che sia stato anche molto spiegativo per quanto riguarda le colle, sia le ricariche che proprio le pistole delle colle a caldo, che sono molto importanti, come abbiamo detto prima, per poter fare delle creazioni sempre migliori. Quindi, se vi è piaciuto questo video, mettete come sempre un like, iscrivetevi al canale e tutte le informazioni qui sotto. E noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!